è dedicato a riflettere sul tema della vita dopo la morte, con particolare riguardo al tema dell'immortalità dell'anima nelle dottrine orfiche. Ha scritto Nicola Turci nel 1923. L'orfismo è il più grande fenomeno religioso di carattere mistico che si affaccia alla Grecia del secolo VI, in quel secolo così importante per la storia religiosa del mondo, già che in esso vediamo sorgere Confucio e Lao Tse in Cina, il Buddha nell'India, Ezechiele tra gli Israeliti, Zarathustra nell'Iran, Pitagora tra gli Elleni. Siamo cioè in pieno periodo assiale, come l'ha definito il filosofo tedesco Karl Jaspers, compreso tra l'800 a.C. e il 200 a.C., quando l'umanità ha vissuto un momento di grande rivoluzione spirituale e sapienziale. In quest'epoca l'essere umano prende coscienza dell'essere nella sua interezza, di se stesso e dei suoi limiti. Viene a conoscere la terribilità del mondo e la propria impotenza. Pone domande radicali. Di fronte all'abisso anela alla liberazione e alla redenzione. Comprendendo coscientemente i suoi limiti, si propone gli obiettivi più alti. Incontra l'assolutezza nella profondità dell'essere se stesso e nella chiarezza della trascendenza. È in tale contesto, come ha affermato Jaspers, che nasce la grande filosofia greca classica. Giungono ad espressione le grandi domande che l'uomo si pone circa la propria esistenza. Se essa abbia un significato in se stessa, oppure se la morte la vanifichi radicalmente. Ed è in tale contesto che fa la sua comparsa, tra le tante correnti sapienziali, l'orfismo. Leggiamo nell'Enciclopedia Treccani. La setta religiosa greca degli orfici trae il suo nome dalla leggendaria personalità di Orfeo, ma è difficile a determinare e fino a che punto la figura del cantore tracio stia a fondamento della tradizione orfica e fino a che punto invece ne dipenda. Stando all'etimologia proposta da Bechtel e accolta dal Kern, secondo cui il nome Orfeo si connette al tema di Orfanos, Orbus, e ammesso che Orfeo medesimo non sia che un eponimo degli orfici, questi ultimi sarebbero i solitari. Quando invece ci si attenesse al più antico etimo di Curtius, collegante Orfeus al tema Orf, tenebra, quale ritorna nei nomi di molte divinità e figure mitiche degli inferi, ne risulterebbe significato da un lato il nesso della figura di Orfeo col mondo dell'Ade e dall'altro il particolare orientamento escatologico dell'orfismo. Da queste prime battute si comprende come gli orfici fossero una setta ad orientamento filosofico-religioso. In essa gli adepti, che forse conducevano una vita sostanzialmente solitaria, lontano dalle consuetudini mondane, custodivano e praticavano una sapienza che aveva a che fare con il mondo infero, a fronte del quale avevano elaborato dottrine e pensieri volti ad orientare la propria vita e i propri comportamenti verso un'altra dimensione successiva alla morte. Ma chi è Orfeo e a quali documenti possiamo oggi attingere per conoscere la loro visione della vita nell'aldilà? Sappiamo oggi che il mito, contrariamente a quello che ancora oggi molti erroneamente pensano, è un genere letterario di grande ricchezza simbolica che va letto e compreso a molteplici livelli. Anche il mito di Orfeo ed Euridice non fa eccezione, anzi, perché in questo mito, racconto, vengono espressi temi universalmente riconosciuti: l'eternità dell'amore di fronte alla morte, il mistero di queste due dimensioni dell'esistenza, la musica come potenza eternizzante. Ma vediamo, questo in sintesi la storia di Orfeo ed Euridice. Ricordiamo che esistono due versioni di questo mito, quella di Virgilio e quella di Ovidio. Orfeo, figlio della musa Calliope, del re Tracio Eagro, ed Euridice, bellissima ninfa Amadriade, sono vicendevolmente innamorati. Aristeo, uno dei figli di Apollo, se ne innamora e la fa oggetto di attenzioni. In una di queste situazioni, quando Calliope cerca di fuggire da Aristeo, viene morsa da un serpente velenoso e muore. Dopo un tempo di disperazione, Orfeo, che è mortale, decide di recarsi negli inferi per riprendersi Euridice. Qui Orfeo deve vincere moltissimi pericoli per raggiungere Ade e Persefone,
il re e la regina degli inferi, i soli che possono restituirgli la moglie. Orfeo fronteggia Caronte, traghettatore delle anime dei defunti, che viene ammansito con il suono della sua lira. Incanta Cerbero, il cane a tre teste guardiano degli inferi, e riesce così ad arrivare agli inferi, dove Persefone, intenerita dall'amore di Orfeo, gli permette di avere Euridice, solamente se, quando sarà uscito dall'Ade, non si volterà indietro a guardarla. Orfeo avanti e l'ombra di Euridice dietro intraprendono così il cammino di ritorno, grazie all'aiuto di Hermes, il messaggero degli dei. Ma sulla soglia dell'Ade, Orfeo, convinto ormai di esserne uscito, si volta indietro e perde per sempre Euridice. Questo a grandi linee è il mito di Orfeo, che ci fa capire come l'orfismo, come è stato detto, abbia rappresentato per la civiltà greca l'evasione dal mondano verso l'ultramondano, e il motivo per cui Orfeo sia stato annoverato tra i teologoi, insieme a Omero, Esiodo e Museo. Ma quali documenti possiamo attingere per conoscere la visione della vita nell'aldilà da parte di coloro che si chiamavano ad Orfeo, cioè gli orfici? Per rispondere a questa domanda, ci lasciamo guidare da Giovanni Reale, uno dei più grandi conoscitori del pensiero orfico. Se è difficile ricostruire il pensiero orfico dal momento che le opere che ci sono state tramandate sono di epoca neoplatonica, oggi disponiamo dell'opera di Otto Kern, pubblicata in Germania nel 1922, che ci ha messo a disposizione circa 600 testimonianze, dirette e indirette. Se già nel VI secolo a.C. il poeta ibico parla di Orfeo dal nome famoso, Platone, Aristotele ed Euripide sono a conoscenza di molti scritti attribuiti direttamente o indirettamente ad Orfeo, riguardanti i riti e le purificazioni orfiche. Erodoto e Aristofane parlano in tal senso di riti e iniziazioni orfiche. Da questi riferimenti si coglie come nel VI secolo esista un movimento spirituale che riconosce Orfeo come patrono ispiratore. In tal senso si ritiene che Orfeo sia una sorta di missionario, orientato a trasferire il culto di Apollo in terra Tracia, anche se forse sarebbe meglio considerarlo una sorta di sciamano o di guida spirituale. In alcune poesie frammenti del poeta greco arcaico Pindaro, siamo a cavallo tra il VI e il V secolo a.C., troviamo tratteggiata una concezione della natura e del destino dell'essere umano che viene visto dal Reale come l'introduzione di un nuovo schema di civiltà. Nell'uomo, infatti, esiste qualcosa di divino, proveniente dagli dèi, che abita nel corpo, ma che è adesso antitetico. Questo elemento divino emerge quando il corpo dorme o sta per morire. C'è un celebre frammento di Pindaro che esprime tale idea orfica. Il corpo di tutti obbedisce alla morte possente, e poi rimane ancora vivente un'immagine della vita, poiché solo questa viene dagli dèi. Essa dorme mentre le membra agiscono, ma in molti sogni mostra ai dormienti ciò che è furtivamente destinato di piacere e sofferenza. Questo frammento esprime una concezione dualistica dell'uomo, che vede l'anima immortale contrapposta al corpo mortale. Mentre la prima costituisce il nucleo autentico dell'essere umano, che viene dagli dèi, la seconda è caduca, mortale. Il sogno e l'avvicinamento alla morte fanno emergere questa immagine della vita. Platone, nel suo dialogo Cratilo, un testo dedicato al linguaggio, ad un certo punto si sofferma sulla relazione tra il corpo, soma, e il segno, ma anche tomba, chiamato sema. È qui che Platone ci informa sulla teoria degli orfici, circa il rapporto tra l'anima e il corpo, e tra questi è la morte e l'aldilà. Così si legge. Dicono alcuni che il corpo è segno tomba dell'anima, quasi che ella vi sia sepolta durante la vita presente, e ancora, per il fatto che con esso l'anima significa ciò che significhi, anche per questo è stato detto giustamente sema. Però mi sembra assai più probabile che questo nome lo abbiano posto i seguaci di Orfeo, come a dire che l'anima paghi la pena delle colpe che deve pagare, e perciò abbia intorno a sé, affinché si conservi,
questa cintura corporea ha immagine di una prigione. E così il corpo, come il nome stesso significa, è custodia dell'anima, finché essa non abbia pagato compiutamente ciò che deve pagare. Né c'è bisogno mutar niente, neppure una lettera. L'idea, tipicamente orfica, ma anche pitagorica, di un'origine divina dell'anima che nel corpo vive come in una prigione e che è destinata a scontare per colpe connesse ad azioni cattive, trova espressione anche nelle famose laminette trovate a Turi. In una di queste leggiamo: «Vengo dai puri, pura, o regine degli inferi, Eucle ed Eubuleo, e voi altri dei mortali. Infatti, anch'io mi vanto di appartenere alla vostra stirpe beata. Ma la Moira mi sopraffece, e altri dei mortali, e il fulmine scagliato dalle stelle. Volai via dal cerchio chi affligge duramente, penoso, e salì sulla desiderata corona con piedi veloci. Quindi mi misi nel grembo della signora, regina Ctonia. Poi discesi dalla desiderata corona con piedi veloci. Felice e beatissimo sarai Dio invece che mortale». Un'affermazione molto pensosa è quella di Euripide. Chissà se ciò che è chiamato morire è vivere, oppure se vivere è morire. E Platone nel Gorgia dice, citando di nuovo queste antiche sapienze: «Chi può sapere se il vivere non sia morire e se il morire non sia un vivere? Anche noi in realtà forse siamo già morti. Io ho sentito dire, infatti, anche da sapienti, che noi ora siamo morti e che il corpo è per noi una tomba e che questa parte dell'anima in cui si trovano le passioni è tale da cedere alle seduzioni e da mutare facilmente direzione in su e in giù». L'idea della metempsicosi, cioè la trasmigrazione delle anime dopo la morte da un corpo all'altro, fino al completo affrancamento dalla materia, attestata nelle Upanishad e accettata e perfezionata dal buddismo, trova nell'orfismo una declinazione particolare. L'anima, dopo la morte, viene ad essere giudicata in riferimento al bene o al male commesso, in vista di un premio o di una dannazione, consistente in quest'ultimo caso nella reincarnazione. Sebbene nessuna fonte antica ci dica espressamente che siano stati gli orfici a diffondere questa dottrina, sia Pindaro che Platone, come abbiamo visto, riferiscono agli orfici questa dottrina. In alcuni dialoghi platonici, come il Fedone e le Leggi, essa assume un significato morale. Leggiamo: «Per crimini di una certa portata ci si aspetta un giudizio nell'Ade. E poi, quando si torna su questa terra, si deve scontare la pena, secondo la legge di natura che impone a ciascuno di subire quello che ha fatto, sì che per lo stesso destino gli toccherà di morire come nella vita d'allora per mano d'altri». Questo mito dunque, o se si desidera questa storia, o come altro si voglia chiamarla, non c'è dubbio che ci sia stato tramandato da antichi sacerdoti. Esso vuole che la giustizia punitrice, garante del sangue dei parenti, si serva della stessa legge che abbiamo appena esposto, la quale dispone che ognuno sia costretto a subire quello che ha fatto ad altri. L'anima deve allora liberarsi da questa prigione, il corpo, nel quale, grazie al quale, essa deve scontare la pena di una colpa antica. L'idea che vengano combinati dei premi o dei castighi agli uomini dopo la morte dagli dèi è un destino comune. In tal senso, le laminette di Turi, ricordate precedentemente, esprimono alcune idee di enorme portata, che esprimono una visione della vita e della morte del tutto nuova. In queste laminette leggiamo infatti alcune affermazioni davvero impressionanti. «Da uomo sei diventato Dio». «Io sono figlio di Gea e di Urano stellato. Celeste è la mia stirpe, e ciò voi sapete. La sete mi arde e mi consuma, datemi subito della fresca acqua scorrente dal lago di Mnemosune.
ed essi ti lasceranno bere la fonte divina e tu in seguito regnerai con gli altri eroi. La mia stirpe è celeste. Va anche detto che tali idee originano anche dalla visione teogonica propria degli orfici. Costoro, infatti, nel raccontare l'origine degli dei, parlano anche dell'origine degli esseri umani, del loro destino dopo la morte. Secondo questo racconto, Dioniso, figlio di Zeus, venne fatto a pezzi e divorato dai titani. Come punizione, i titani sono stati folgorati e inceneriti da Zeus e dalle loro ceneri sono nati gli uomini. Nell'analizzare questo mito si comprende come gli uomini siano costituiti da una parte dionisiaca, l'anima, che li pone in connessione con le tendenze a fare il bene, ma anche con una parte titanica, il corpo, legata alla tendenza a compiere il male. La reincarnazione e il ciclo delle rinascite sono da intendersi come la punizione di questa colpa. Tale ciclo di morte e di rinascita è destinata a continuare finché l'uomo non si libererà dalla colpa medesima. Il mistero dell'uomo e del suo sentirsi un misto di elemento divino e di elemento ferino, con gli opposti impulsi e le contrastanti tendenze, viene spiegato da questo mito in modo veramente radicale. Pitagora, Eraclito, Empedocle e soprattutto Platone trarranno ispirazione da questa intuizione. E Platone considererà l'uomo secondo una duplice dimensione, la dimensione dell'anima e la dimensione del corpo. All'orfismo si veniva infine iniziati sia tramite la partecipazione a rite e cerimonie, sia aderendo a un certo tipo di vita, di tipo vegetariano, e cioè tramite l'astensione dalle carni. In queste cerimonie si compivano riti e si pronunciavano formule di carattere magico. Se Pitagora e i pitagorici vedono nella musica e nella scienza il mezzo della purificazione, Platone teorizzerà nel Fedone che la vera forza purificatrice sta nella filosofia. Grazie per l'ascolto. Iscriviti al canale per rimanere aggiornato sulle novità. Se il video ti è piaciuto o ti ha interessato, metti un like. Lascia, se lo desideri, un tuo commento.